Un sistema di rete per il contrasto alla violenza contro le donne, alle truffe, agli anziani e alla commissione di reati informatici nel territorio provinciale. E questo è l'obiettivo del progetto DIKE, promosso da istituzioni, forze dell'ordine, enti locali e associazioni, uniti per fornire un'adeguata assistenza e ascolto alle categorie vulnerabili. Ora, chiaramente quelli del cosiddetto codice rosso, i reati relazionali, che sono notoriamente non solo all'attenzione, ma sono purtroppo nella realtà ancora molto diffusi, troppo. Io credo che l'80-90% delle misure cautelari che la nostra procura richiede e che vengono concesse dai giudici riguardi questo settore. Oltre a questo, i reati a danno degli anziani, con tutte le ripercussioni psicologiche che l'anziano ha in termini di minore autostima, quando non addirittura di vera e propria depressione, che questi episodi determinano anche quando sono banali, addirittura anche quando non vengono portati a conseguenze finali, quando truffe sventate, però l'anziano subisce molto il trauma. E poi l'enorme mole con tante sottospecie di reati informatici che sono assolutamente diffusissimi e che con l'uso praticamente collettivo dei telefonini, cosiddetti smartphone, ha determinato un esponenziale aumento dei rischi e a volte degli episodi di truffe o comunque di reati legati a questo mondo. Tra gli obiettivi la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione, l'organizzazione di iniziative e di eventi formativi finalizzati a fornire adeguate informazioni nonché ad aumentare le conoscenze dei servizi e degli interventi esistenti nell'ambito della rete al fine di garantire una risposta omogenea, efficace e coordinata da parte di tutti gli operatori. Soprattutto prevenzione, il progetto quindi si basa proprio su questo ambito di poter effettuare una serie di campagne di sensibilizzazione e di prevenzione con l'aiuto delle scuole, delle università, ma anche del Consiglio dell'Ordine, della Camera di Commercio e nonché di tutte le altre forze dell'ordine di polizia per poter mettere in atto tutti, diciamo, ciascuno per la specifica parte di competenza, tutti, diciamo, le competenze specifiche che possono aiutare naturalmente a proteggere le vittime di queste tre grandi macro aree di reato.